Eccolo, arrivo a casa. Ce l'ho fatta. Dopo 880 km in 8 giorni sono arrivato a casa. Eccoci. Esattamente alle 8:08. Incredibile. Di casa? Arrivati a casa. Arrivati. Con zio. Gli ultimi chilometri l'ha fatti insieme proprio, da Pesaro. Tutto bene. Vado al Suria io adesso. Che ne è abbastanza. È un grande. Grande. Ele? È là? Ele è a cosa? Ciao nonna! Nonna, arrivo, dai, arrivo subito. Dai, vado su. Che cosa fai? Io vado a casa. Tu non allora. Ci vai con loro? A Suria? Vado a Suria, io! Vado a festeggiare. Gli ultimi 2-3 chilometri e poi il traguardo è raggiunto. Le emozioni provate sono state tantissime. Durante questo viaggio dalle montagne, anzi prima la sfortuna di Marco che si è fatto male proprio la sera. Madonna, guardate che mare, la tavola, bellissimo, stupendo, guarda che roba. No, dicevo, prima Marco che si fa male proprio la sera prima di partire, poi problemi con la bicicletta la prima tappa, non sono neanche riuscito a finire perché se avrei rischiato di arrivare dopo l'una di notte, poi le montagne con Dennis, la prima asperità del passo Albula ancora in Svizzera, poi il Mortirolo, le emozioni dei quattro passi, Gaspare, Baro, le feste, gli incontri, le persone, i pappagalli. Pappagallo. E poi la pianura, il tappone di Verona, Verona-Bologna con la fine del santuario di San Luca, bellissimo, arrivare di notte con tutti questi logge illuminate, tutto buio. Poi ieri fatiche per arrivare a Marina di Ravenna, Gaspare che prende la bici gli ultimi 30 km, insomma tante emozioni che oggi con la tappa più lunga, 180 km e adesso qui speriamo di non fare un incidente proprio davanti a Ricky, ci mancherebbe solo quello. Vi faccio vedere ancora Marzocca. Veramente a due passi da casa, ormai proprio è arrivata. E dicevo, oggi arrivare fino a San Marino per vincere la challenge che mi hanno in qualche modo commissionato Pietro e la Rossi, ma 180. Guardate, 188 km, penso che arriverò a 190 nel Suria. E adesso la prima cosa che faccio è buttarmi in mare proprio, non voglio sapere niente, proprio così, vestito tutto dentro. Bene, è stato un piacere condividere di voi questo viaggio. È stato divertente sapere che molti di voi mi seguivano, ci seguivano, spero vi siate divertiti. La nostra è stata veramente la volontà, ripeto, di
di passare una vacanza tra amici assieme. Sì, io avevo un impegno abbastanza importante da raggiungere, arrivare da Zurigo a casa, e ci sono riuscito, cazzo, ci sono riuscito, porca miseria, ci sono riuscito, ce l'ho fatta senza allenamento, senza niente, così da matto. E quindi crediamo nei sogni sempre di più, nella speranza che quelli come quello mio oggi si possano realizzare sempre. Ormai ci sono, vedo già il baretto in lontananza. E niente, dai, cercherò, spero di fare al più presto un bel video che ricordi un po' l'insieme di tutte queste giornate. 8 giorni, 880 chilometri da Zurigo a Marzocca, sono successe tantissime cose e adesso è fatta, ce l'ho fatta. Eccoci, siamo arrivati. Arrivati. Alla grande, cacchio. Alla grandissima.